Riccardo Cassin è stato il più grande alpinista degli anni 30, attivo fino agli anni 60 come capo spedizione, ma ancora proprio come alpinista in vetta. È stato però anche molto di più, oltre alle sue grandi scalate, McKinley, lo Giri Sciancaglia e prima sulle Dolomiti, la cima ovest di Lavaredo, la Pizzo Badile, tante vie, soprattutto il mitico Sperone Walker. È stato un uomo con una vita intensissima che scopriremo in questa giornata incredibile, organizzata per festeggiare i suoi 100 anni, festeggiarli insieme a coloro che sono stati i suoi successori nella storia dell'alpinismo, due grandi quanto lui, Walter Bonatti, che fu il numero uno negli anni 50-60, e Reinhold Messner, che subito dopo diventò l'uomo più famoso come alpinista, il re degli 8.000. Li ritroveremo adesso a Lecco, nel momento in cui entrano nella casa di Riccardo Cassin. Buongiorno. Riccardo, ciao Riccardo. Bene, bene, bene. Anche a te va bene. Hai visto chi è venuto con me? Questo giovincello. Ciao. Ciao caro. Ciao Riccardo. Ci sono quei tuoi, Amici delle spedizioni. ecco, i degli anni passati. Siamo ancora giovani, no? Che bello. Ah, La tanto per caccia. cambiare, sei sulla caccia. Ci mettiamo un po' con te. Siamo voluti venire per portarti tutta la nostra amicizia, i grandi ricordi che abbiamo vissuto insieme. Passare Grazie. una giornata con te, che è molto, molto particolare, perché tu stai compiendo qualche anno, fra non molto, anzi, stai compiendo qualche anno. Cosa vuoi, superare Desio? Va Che bene, va bene, vita, va bene, va bene. Riccardo, che vita hai fatto? È che sono passati troppo svelto gli anni, capisci? Troppo svelto. Ma hai avuto una lunghezza infinita, però passano per tutti noi velocemente. Riccardo, Riccardo, Riccardo. Sai, Riccardo, io ti ho messo nel museo lì, con una lista dei più grandi alpinisti di tutti i tempi, quelli che erano ancora in vita quando ho iniziato. Reinhold ha fatto questo magnifico museo della montagna Sì. dove ci sono segnati a caratteri d'oro tutti i grandi alpinisti che hanno fatto l'alpinismo, da quando è Da diventato, Cassini in poi, ecco, sì, da Cassini, Cassini in poi, Heckmair in poi, ecco. prima non potevo Sì. perché io mi sono detto io non Metto, voglio mettere un nome che poi non certo. vuole essere là, allora devo chiedere, Ecco, chiedo se ecco. dicono di sì, però metto soltanto chi ha fatto il caposcuola del periodo, chi ha vissuto fino a 70 anni almeno. E siamo tutti eternati, se vuoi, su questa E questa tavola di lista va toro. avanti. Che forse tu conosci Rudolf Peters, che ha fatto Les Jorasses, la parete Nord 35. Poi c'è Riccardo,
con tutto quello che hai fatto negli anni 30, poi Heckmeier con la parete nord dell'Aiga, poi saltiamo dopo la guerra, Walter, Joe Brown. Tu hai visto una volta Joe Brown? Era molto bravo. Non ricordo di averlo, John Brown, aspetta. Joe Brown è fatto quello che ha fatto sulla platea, quella fessura con Don Williams. Ha fatto la prima del Kanchenjunga, Mustang Tower. No, ma non l'ho conosciuto. È stato il più bravo dopo la guerra in Inghilterra, sì. Ecco. Non ha raggiunto la tua bravura, ma era lì, era molto bravo. Guarda, no, la bravura non si può mai misurare. Sì, non si può, ecco. Però chi ha fatto le grandi cose? Certo, le salite rimangono, certo, e poi le salite sono... Certo. La storia della montagna, della conquista delle montagne, certo. Sei il nostro simbolo, sei il nostro idolo. Noi abbiamo attinto a te, alla tua esperienza, a quello che tu hai saputo comunicare, oltre che fare. No. Tu hai fatto nascere i rani di Lecco, ma hai fatto anche nascere un alpinismo in tutto il mondo che è andato avanti, che vive ancora, un alpinismo... Quello è vero. Sì, questo è vero, non è morto il tuo alpinismo, alpinismo va avanti, anche se oggi la maggior parte va in palestra, ma i grandi alpinisti vanno in montagna e seguono la tua strada. Tu ci hai dato l'esempio, ci aiuti con il tuo esempio che ci hai dato, e noi siamo qui a dirti grazie di aver seguito e di aver avuto un esempio come te, grazie, ecco, e ti vogliamo festeggiare. Oggi è una giornata di festa. Io vi ringrazio di avermi voluto farmi questo omaggio. Ecco, un momento davvero emozionante, una vera roccia, il vecchio Riccardo, vedete che non si commuove neanche tanto in una cosa incredibile come questa, una giornata veramente ricca di sorprese che... mostrerà tanti aspetti della personalità di questo uomo eccezionale, una giornata di cui potrete vedere altre cose molto interessanti dopodomani, ovviamente su Gazzetta.it. Abbiamo visto dunque che per i 100 anni del grande Riccardo Cassin, uno scalatore eccezionale, sono andati a fargli gli auguri i suoi due grandi successori, Walter Bonatti e Reinhold Messner, coloro che hanno portato avanti l'alpinismo classico, quello appunto interpretato da Cassin, e che si era andato a ficcare in una specie di vicolo cieco con l'arrampicata artificiale. L'alpinismo classico è andare su una montagna per arrivare in cima attraverso una via logica utilizzando meno mezzi tecnici possibili. E questo è quello che hanno fatto Bonatti e Messner dopo Cassin, e in questa giornata hanno sentito proprio il vecchio Riccardo come un loro padre. Sentite un po'. Un'altra cosa che io ritengo molto importante è Riccardo, come capo spedizione, per noi eri un padre sull'Ozze. E per noi sul Gashebon lo stesso. Lo stesso. Non come questi capi spedizioni che poi si prendono tutto, non sanno come si fa, tu sai che cosa voglio dire. Sei stato un padre molto generoso. Ti avremmo voluto come padre anche sul K2, ma qui... Non entriamo in questi dettagli. Vabbè, non si può avere tutto nella vita. Tu avresti anche potuto avere tutto in questo senso dalla vita, ma c'era un personaggio che non che ti ha messo i bastoni tra le ruote. Comunque parliamo di cose belle, non di cose di tristi. Sono le prove della vita. Come avrete capito, qui si allude alla vicenda del K2, alla spedizione che fece la prima salita, la spedizione italiana del 1954,
e su tutta la giornata un po' aleggiava la figura di Ardito Desio, il capo spedizione, che qui è richiamato anche per via della tovaglia bianca che avete visto sul tavolo, sembrava una tovaglia normale, a un certo punto se ne sono accorti quasi per caso Bonatti e Messner, invece è una tovaglia con i ricami che sono le firme dei componenti della spedizione del 54, tutti tranne Desio, gli alpinisti, che fecero questo omaggio a Cassin, il grande escluso. Questi sono i personaggi del Capodanno. Eh già, Gino Soldà, guarda, certo, mi è scappato l'occhio adesso. Ho letto Viotto e non può essere che sì. Sergio. E quello scritto in bianco, speriamo. Enrique Ampagam. Arei. Eric. La firma di Cassin non c'è neanche perché lui. Gino, e questo Soldà? Soldà, sì. Manca Desio, o da? Manca Desio, sì. Qua sopra. Manca Desio. Meglio così. Cassin in quella spedizione era stato escluso con un trucco, una scusa, presunti problemi di cuore. Difatti, eccolo lì, centenario, il malato di cuore. Però è facile capire il perché. Desio aveva paura di una figura che gli avrebbe fatto ombra, perché Desio non era un alpinista e non avrebbe dovuto guidare la parte tecnica alpinistica della spedizione. Lui non era proprio alpinista. Zero. No, non era alpinista. Era un bravo scienziato. Assolutamente. Però lui è chiaro che non voleva avere nel gruppo Cassin, ma chiaro, per avere non un concorrente di... No, non soltanto, ma il carisma che ha lui. Sì, cioè, per noi lui era il capo, sì. Il capo naturale. Come a noi a Lozze. Ecco, esatto. Quindi Pigordi metteva a rischio lo stesso suo leadership. La cosa notevole e che dà la statura della personalità di Riccardo Cassin, che lui non fece mai polemiche nonostante questa ingiusta esclusione. Lui restò a fare la sua attività e si prese la rivincita nei fatti, come vedremo. E addirittura non raccontò un fatto clamoroso che è venuto fuori per la prima volta proprio in questa giornata, grazie al racconto di Guido Cassin, il figlio di Riccardo. Uno scoop, perché ha sorpreso perfino Bonatti e Messner, che sono i massimi esperti di quella vicenda del 54 e del K2. Bonatti perché c'era e fu il grande protagonista di quella scalata, Messner perché è uno storico dell'alpinismo e perché ha intervistato, proprio per scoprire come andarono le cose sul K2 nel 54, molti dei protagonisti meno conosciuti di quella vicenda, compreso Lunza Madi, che fu il compagno di Bonatti in quel bivacco incredibile a oltre 8.000 metri nella notte e nel gelo. Riccardo è arrivato, parliamo dell'esplorazione nel 53. Il 53 ha fatto l'esplorazione, è arrivato al campo base con uno sherpa, è salito fino a 6.000 e rotti metri. Quando lui è sceso al campo base l'ha trovato con un edema polmonare a 5.500 metri. Gli ha piantato due punture di perché l'unico, lui non era un medico, però ha capito che cosa era, che allora lo chiamavano mal di montagna, giusto Walter? Gli ha piantato due punture penicillina perché ha detto comunque non gli farà male, e l'ha portato a 4.500 metri e gli ha salvato la vita. Ma questa cosa non si sa. No. Io non l'ho mai saputo. Per cui, avendogli salvato la vita, questo l'ha lasciato a casa lo stesso. Io non ho più commenti. No, l'ho lasciato a casa perché sapeva se Cassin viene al campo base, certo. Allora la squadra segue lui e non più Desio. E Desio sarebbe stato un capo spedizione scientifico, ma non della salita. Questa è la ragione numero uno. Comunque, la storia dell'edema polmonare ne sono matematicamente certa. Cioè, cancellata. Ma come mai nessuno ne ha parlato? Cancellata dalla memoria. Perché papà non ne ha mai parlato, perché lui non aveva interesse. Perché lui nella sua non spetterebbe mai a dirlo, ma nella sua modestia non ha voluto mai parlare di questa cosa. Però scartato altre persone dal K2, hanno scartato maestri,
E Maestri da lì ha avuto questa rabbia che lui voleva dimostrare, sì. Così nasce la competizione contro te, perché tu sei andato, lui non poteva andare, lui voleva... Cioè è lui che si è messo in mente che era una competizione. Sì, no, non era la sua, no? Lui... Certo. Cesare Maestri, il ragno delle Dolomiti, un altro grandissimo alpinista, anche lui escluso, come Cassin, dalla spedizione del 54 al K2. Probabilmente Desio si era reso conto che un uomo così indipendente come Cesare sarebbe stato difficilmente gestibile da lui. Comunque, a parte lo scoop sull'edema polmonare di Desio, sono state molte le sorprese di questa giornata incredibile. Potrete vederle nella prossima puntata online da venerdì, naturalmente, su gazzetta.it. Ormai lo sapete bene, Riccardo Cassin, un grandissimo dell'alpinismo, sta per compiere 100 anni e nella sua Lecco, a casa sua, sono andati a fargli gli auguri due altri grandissimi, Walter Bonatti e Reinhold Messner. È stata l'occasione di un brindisi davvero ad alta quota. Ciao, un brindisi. un brindisi a Riccardo. Salute. Auguri. Alla tua giovinezza. A 100 anni di Riccardo. A una giovinezza di 100 anni. Va bene, Riccardo. Bonatti Messner, in pratica 60 anni di alpinismo di vertice, per la prima volta insieme tutti e tre, perché Bonatti è stato con Cassin come capospedizione al Gashebrun 4 nel 58, Messner è stato con Cassin come capospedizione suo all'Oz nel 75, l'unica volta che non riuscì una grande impresa guidata da Cassin. Ma insieme non sono mai stati, perché per lunghi anni c'è stata dell'incomprensione fra Bonatti e Messner. Adesso ci ridono sopra, coscienti che è stata colpa di qualcun altro, loro dicono naturalmente i soliti giornalisti, e adesso hanno ripreso questo loro rapporto. Non è soltanto di stima rispetto a quello che hanno fatto entrambi di grandissimo sulle montagne di tutto il mondo, ma soprattutto stima umana, un vero e profondo rapporto di amicizia. È molto simbolico questo trovarsi, perché noi rappresentiamo tre generazioni ben distinte, a partire dai tempi di Soledri, vorrei dire, no? più o meno, sì, un po' dopo, giusto. Ma insomma. Ecco, rappresentiamo ciascuno di noi. Decano, Solleda fino. Ecco, un'epoca, un periodo alpinistico. E poi. Da numeri uno lo rappresentate. E tutti e due abbiamo avuto la fortuna di avere Riccardo come capo. Dei riferimenti come te. Riferimenti. E io e te poi, sei stato tu stesso a dirmelo quando sono tornato al K2, che siamo stati fregati tutti e due. Fregati sì, però insieme si presero la rivincita, una grandissima rivincita, 4 anni dopo, su un quasi 8000, il Gashebrun 4, gli mancano solo 80 metri alla mitica cifra, una montagna che era inviolata, salirono una via bellissima Bonatti e Carlo Mauri, Cassin era il capo spedizione. Carlo Mauri è un altro grande della storia del nostro alpinismo, sentite come ne parla Bonatti. Devo dire che io e Mauri avevamo un affiatamento come non ho mai avuto con nessun altro compagno. In montagna veramente eravamo due corpi e un'anima, una mente. Noi ci intendevamo anche senza parlare, ci conoscevamo talmente, ed è stato il segreto di quello che abbiamo fatto in Patagonia e il segreto del Gashebrun 4. Sì. Quante cose si vivono quando si è in sintonia. Quella spedizione al Gashebrun 4... nella discussione al tavolo è stata ricordata anche per un altro fatto legato all'altra grande passione di Riccardo Cassin, la caccia. Si vedo che stai vedendo un libro sulla caccia. Sì, ecco.
emerge subito, ecco, il tuo... dopo la montagna o prima della montagna la caccia? Com'è? La tua passione, questa della caccia. Sì. Ecco. E prima, in ordine di importanza, prima della montagna o dopo la montagna? Prima. Ah sì? Sì, ma hai iniziato ad andare a caccia dopo. Non hai fatto la caccia quando hai fatto la notte della Ovest in Lavaredo? O eri già cacciatore allora? Ah, sempre? Dall'inizio? Ah, non sapevo. Tu sai che al Gascia per un quarto ci sarebbe un racconto da raccontare su Riccardo. Eravamo, ti ricordi, sul Gascia per un, sul Baltoro, quando tu e De Francesco siete partiti a cacciare e non siete tornati di sera, e il Bigio ed io eravamo preoccupatissimi, il mattino dopo siamo venuti a cercarti, e noi vedevamo, abbiamo scorto un certo momento che c'era una persona in piedi che si chinava su un corpo. E cosa pensi? Uno si è fatto male come me. Sì. Arriviamo là e invece che cos'era? De Francesco si trovava momentaneamente assente. Lui stava scuoiando l'animale e noi credo che non ti abbiamo insultato, però non ti abbiamo neanche, non ci siamo neanche complimentati perché eravamo troppo arrabbiati. E tu cosa ci hai risposto? Si doma di bagai. Si doma di bagai. Siete soltanto dei ragazzi, non dovete preoccuparvi per queste cose. È stata davvero una giornata eccezionale. E come vedrete anche dalla quarta puntata, era la storia dell'alpinismo che parlava. La troverete online da domenica, ovviamente su gazzetta.it. Cento anni di un mito dell'alpinismo come Riccardo Cassin, che insieme a due grandissimi come lui, Walter Bonatti e Reinhold Messner, ha fatto festa per questa ricorrenza. Avete imparato ormai a conoscerlo, a conoscere le sue grandi passioni, anche le altre come la caccia, ma si è parlato soprattutto di storia dell'alpinismo classico. Riccardo, auguri. Sandro, cin cin. Walter. Ma tu hai fatto la terza, quarta delle Conchonas? L'ha fatto la prima. Deve essere stato o la quarta o la quinta, perché l'ha fatta Rebifà con Frendon. Io penso di aver fatto non la terza, ma sono in dubbio se era la quarta nel 50, o la quinta. Nel 49. Avevi 19 anni. 19 anni. Sai che non mi ricordo? Con chi eri? Eravamo due cordate, io con Oggio, Emilio Villa e Mario Bianchi, due brianzoli. Sì. Villa allora era fortissimo, sì. Poverino è morto sul Nibbio, pensa. È morto qua? È morto sul Nibbio, sulla via Comici. Si sono scoperte anche delle cose quasi incredibili, visti i personaggi, come delle scalate non fatte, sentite un po'. Anche tu l'hai fatto, non è il 40? No. Io ho fatto da nord-ovest. Cascano tutti in errore, parlano di nord-est. Da nord-ovest. Ah, tu hai fatto la nord-ovest? La prima del nord. Dall'altra parte? Sì. La Vitali Bramani. Ah, tu non hai fatto la Cassin? No. Più tardi hai fatto sicuramente, sì. Non ho fatto mai. Ah, mai? Non mai fatto la nord-est? Stranamente. Ma pensa a te. Tu ti accorgi in un certo momento della vita che non hai mai fatto l'altro. Anche a noi succede. Anche a noi succede. No, ma io non l'ho mai fatta la vita. Cioè, si ha automaticamente l'intenzione di farla. Ma poi manca non... mai l'occasione. Sì, o manca l'occasione. O manca... Cioè,
un certo momento ti guardi indietro e dici non ho fatto la nord-est. Comunque anche Messner di scalate non ne ha fatte, quando glielo ho domandato vedete come ha risposto. Tutto meno quello che ho fatto. Io ho tentato la sua via, sai che ho tentato la via tua, ho tentato la tua via 66 del Ciavino. Sì, ma tu sei stato, io ti ho apprezzato molto, sei stato molto generoso, ma in realtà è che, non è che tu, io ho letto un qualche cosa che ti diceva di te in prima persona, che tu hai detto avrei potuto dire che non l'ho fatto perché c'è il maltempo eccetera, ma in realtà io non sono stato capace di una cosa così, di passare. Direi di io lo prendo con uno straordinario complimento, ma non è così. Io sono dell'avviso e so di rispecchiare anche il tuo pensiero, che ci sono i giorni no e i giorni sì. Sì, sì, noi eravamo. E poi c'è e poi, no, poi le condizioni di tempo. Io per esempio quando ho fatto la Nord del Piglio d'Angla, io non ho avuto il coraggio, io sono rimasto talmente affascinato e colpito da questa parete gigantesca di ghiaccio che sembrava verticale, addirittura strapiombante, al chiaro di luna, che io, che ritengo che era la mia specialità quella di fare, io sono rimasto lì e poi ho detto a Zappelli, io l'anima su quella parete non ce la voglio lasciare, sono tornato a casa. Come sono tornato a casa, Adele? Perché? Era in condizioni perfette, era tutto positivo. Sono quei momenti, no. Per questo sei qua, ecco. E poi sono tornato una seconda volta, è chiaro, sono andato al passato e deve essere successo un po' una cosa no, così. No, no, noi non eravamo all'altezza. No. E poi durante No. È molto generoso detto da te, ma io non ci posso credere. Tu, figurati. No, non avevo ancora la era una giornata, avevo, no. Avevo 20 anni. Ma era una giornata, ero no. Ero studente, soffrivo il freddo. Sì, ma per Messner e Bonatti, a parte l'alpinismo, è stato molto interessante anche scoprire direttamente le altre vite di Cassin. Pensate un po' che aveva cominciato facendo il pugile. Ma te ti ricordi quando facevi il pugile? Quando hai pensato di smettere di fare il pugile? A un certo punto hai deciso di smettere, no? E perché hai deciso di smettere? Ho smesso perché ero stufo di farlo. Lineare. Ognuno di noi crede di scegliere uno sport e in realtà cosa sceglie? Lo sport dei propri amici. Sì, sì. In generale è così, tu scegli lo sport dei tuoi. Uno fa il ciclista, fai il ciclista. I miei amici di quell'epoca, ragazzino, io avevo 15-16 anni, erano ginnasti della Forte Liberi, la famosa Forte a Liberi, dove poi Umberto I è stato ucciso. Ammazzato, ucciso. L'occasione proprio della festa. Manifestazione, bravo. E io ho fatto ginnasta. Quindi all'età di 15, 17, 18 anni è l'età formativa. Quindi per me stare con la testa in giù e le gambe in su era la cosa più normale del mondo. Quindi atleticamente io ho avuto un vantaggio enorme. Però tutti noi sappiamo che alpinisti si è qui, sì. non solo nei muscoli. Sì. Esatto. Ecco, cuore, generosità, non soltanto coraggio, sono le qualità umane che Riccardo Cassin ha dimostrato nella vita, non soltanto sulle montagne, ma attraversando i drammi della storia. Sono le cose che scopriremo nella prossima puntata, che sarà online da martedì, ovviamente su Gazzetta.it. Walter Bonatti e Reinhold Messner, due grandissimi dell'alpinismo, hanno voluto festeggiare insieme i 100 anni di Riccardo Cassin, un grandissimo uomo, non solo un grandissimo scalatore, un uomo che ha incrociato la storia nella sua vita, tutte e due le guerre, la seconda ha interrotto la sua carriera alpinistica e lui in quel periodo è stato capo
partigiano, e questa è la sua tessera, Alecco ha liberato la città alla testa della Brigata Rocciatori, una storia incredibile. È stato lui ad avere l'incarico di andare a disarmare coloro che a Dongo avevano catturato Mussolini e lo avevano fucilato, ma lui non si vanta, come potete vedere. Dopo la guerra, appena finita la guerra, che ti hanno fatto capo della polizia a Dongo, no? In Alto Lago, perché hanno preso te per fare quel lavoro lì, che era un posto non facile, no? Non mi è mai piaciuto fare il capo di una cosa. Non ti è mai piaciuto fare il capo di una cosa? Hai fatto il capo spedizione per tutta la vita? Sì, vabbè, ma dico, no, ma dico, il capo di una... Di un ufficio di polizia. Ecco. Lecco l'ha liberata Riccardo e la Brigata Rocciatori, perché i partigiani della 52esima Brigata Garibaldi erano in montagna e quindi giù in città, quando c'è stata la liberazione, c'erano solo la Brigata Rocciatori, perché voi in montagna da partigiani andavate solo per prendere i lanci, stavate in città col Vittorio Rati. Vittorio Rati come mai è morto? Ce lo può raccontare Riccardo, era di fianco a lui. Era di fianco a lui quando è morto. Quando è morto Vittorio. Ragazzi. È davvero interessante questa cosa di questi grandi scalatori che si riunirono in questa brigata Rocciatori, ne facevano parte Tizzoni, Esposito e anche, soprattutto, Vittorio Ratti, di cui sentite cosa dice Riccardo. Era formidabile, forte. Ecco, intelligente. E anche generosissimo. Morì sotto gli occhi di Cassin, proprio alzandosi con un mitragliatore contro un blindato tedesco che lo travolse di pallottole. È tutta una storia molto drammatica, come anche la vita che visse Bonatti durante la guerra. Vediamo. Anche tu della resistenza, no, non ti sei accorto, io, però... Ero ragazzo. Io ero troppo ragazzo, da 10 a 15 anni, figurati. Sì, sì. Io ho solo perduto degli amici, in modo tragico. Pensa, io allora in quel periodo ero in Valle Seriana, la Valle di Bergamo, e c'erano questi partigiani che erano sull'Alben, attorno all'Alben, e giocavamo il pallone, scendevano. Avevano le loro vedette, non c'era nessuno, non c'erano tedeschi, non c'erano fascisti, non c'era nessuno, si giocava al pallone insieme. E una bella sera è arrivato una squadra di repubblichini, i fascisti italiani, e hanno invaso tutto il Resegone, tutte le valli del Resegone. A noi sono arrivati soltanto l'eco delle fucilate, una guerra hanno fatto. E alla fine hanno ammazzato un sacco di ragazzi. Ed erano i miei compagni di gioco, quindi sono rimasto colpito, potete immaginarvi quanto. Oltre ad averli uccisi, li avevano con gli scarponi ferrati, perché allora gli scarponi erano chiodati, spaccato il volto così. E però i tedeschi, devo dire, non hanno mai eseguito niente, sono i fascisti che hanno fatto il tutto. E all'inizio io ho assistito a delle fucilazioni di partigiani contro il muro della Villa Reale. Poi è cambiata la situazione e gli stessi partigiani che hanno fatto fuori il commissario, il gerarca. Quindi io da ragazzino ho assistito a queste belle cose. Io mi sono trovato praticamente a 15 anni in un mondo disfatto. Hai anche visto personalmente queste stragi? Dentro a queste cose. Il mondo disfatto, gente che è morta prima a destra a sinistra, sia gli uni che gli altri, senza prospettiva, senza lavoro, senza niente. E poi è venuta la notizia che Mussolini era stato arrestato, no, ucciso. Ah, no. prima arrestato e poi ucciso a Dongo, ma l'altro il giorno dopo. Ecco, allora io vado in piazza Piazza Loreto, e mi trovo Mussolini, la Petacci, De Bono, Farinacci, tutti là appesi come salami a testa in giù, morti naturalmente,
tutti i gerarchi fascisti ammontonati lì. Poi è durata un paio di giorni questa cosa e poi naturalmente li hanno portati via, ma io ero lì come ragazzino, cioè tu immaginati un ragazzino che a partire dai 6 anni, dalla prima elementare, incominciano le lezioni, viva il Duce, viva il Re, queste cose. Quindi c'era Cristo, il Re e Benito Mussolini, gli idoli, le grandi divinità imposte. E poi succede quel che succede e poi questi miti l'ha appesa con la testa in giù, che crollano. Allora, con il cervellino di un ragazzino di 15 anni, cosa pensa? Scegliere? No, pensa semplicemente che alla fine diventa il Re è scappato, Mussolini, il capo re, fucilato, massacrato, e Cristo, Dio, cos'è Dio? Un'ipotesi. Un'ipotesi, perché è un Dio che permette queste cose, soltanto un'ipotesi. Sì. Ecco, io mi sono affacciato alla vita con questi pensieri, con questi drammi. Allora, tu vieni fuori da situazioni che o diventi un delinquente, oppure capisci che devi farti da solo. Ti crei una tua ragione di essere, una tua logica di vivere, una tua morale ti crei. E la vivi, e la fai e te la costruisci. E guai a coloro che non passano attraverso, non dico la morte, non bisogna passare attraverso questo, ma che non passano, guai a coloro che non passano attraverso prove severe, non avranno mai la possibilità e i mezzi. Capisci? Non avranno mai né possibilità né mezzi per diventare se stessi, ecco, per crearsi, perché non è la società che ti crea, sei te stesso. Quindi per me è stato paradossalmente positivo tutto questo, molto duro, perché si è riversato in positivo. Una formazione durissima quella di queste generazioni, quella di Riccardo fu perfino più dura, perché lui attraversò anche la prima guerra mondiale, bambino, già orfano, perché il padre era emigrato in Canada per cercare lavoro ed era morto in miniera quando Riccardo aveva 2 o 3 anni. Riccardo viveva con la mamma sul Tagliamento, dove la guerra passò e ripassò, gli opposti eserciti lo conquistarono, riconquistarono, e i bambini come Riccardo furono mandati sul campi a spogliare i cadaveri per trovare qualche cosa da mangiare. Una vita veramente dura fin dall'inizio, una vita però che ha ancora tanti episodi molto belli da raccontare, e Bonatti e Messner ci sorprenderanno con delle cose veramente incredibili e non conosciute. E questa volta, proprio per festeggiare in diretta il compleanno di Riccardo Cassin, perché questa nuova puntata la troverete online il 2 gennaio, il giorno dei 100 anni del grande Riccardo, naturalmente su gazzetta.it. Questa volta facciamo anche noi gli auguri in diretta a Riccardo Cassin. Tanti auguri Riccardo per i tuoi 100 anni, a nome della Gazzetta dello Sport e di tutti i suoi lettori. Auguri per questa vita incredibile, anche drammatica, come ricorderete, attraversato tutte e due le guerre mondiali. Dopo la prima guerra mondiale Riccardo, già orfano, si spostò dal Friuli, dal Tagliamento dove viveva, a cercare lavoro a Lecco, la città che poi gli permise di diventare Riccardo Cassin, perché Lecco è dominata dalla Grigna, dal Resegone, le montagne che lo affascinarono, ma si trasferì a Lecco per cercare appunto lavoro come fabbro in una fonderia. Ma lì nacque anche un'altra parte del Riccardo Cassin alpinista, la parte di colui che si costruiva da solo i chiodi che poi usarono tutti
anche Bonatti e Messner. In totale, però, Riccardo ha fatto il pugile, ha fatto il partigiano, ha fatto lo scalatore, non abbiamo parlato del lavoratore, che ha anche lavorato tanto. Ma tanto, tanto, tanto. Ha dato chiodi a tutti gli alpinisti. Io ogni volta che arrivavo da lui, era lì che lavorava. A tutti gli alpinisti italiani. Che fosse il giorno, che fosse mattina presto, sera tardi, era lì che lavorava. Allora, io del suo lavoro mi ricordo... Quando avevi il negozio davanti alla stazione, ti ricordi? Sei andato anche tu a prendere chiodi? Sì. Sì. Io mi ricordo che allora la sveglia la mattina era, apriva la porta e diceva le ura. E le ore. È ora. Riccardo, quando hai fatto il primo chiodo? Ma quello là è uno dei primi, fatto da lui a mano. Ah, ecco qua. Ah sì. Sì. I famosi chiodi a anello, guarda. Questo è uno dei primi chiodi, è uno dei primi chiodi che ha fatto Riccardo, prendilo in mano qua. Allora, io ti posso dire, Riccardo, allora, che... Allora, questo qua l'ha piantato sul sigaro Dones, ecco. No? Che è una via del 31. Ha già fatto lui... L'aveva costruito lui in forgia, perché lui era forgiatore. Per cui l'aveva costruito lui, se le costruiva lui in forgia. Lui lavorava alla Cariboni, dove avevano una piccola forgia. E allora, la sera... faceva qualche ora in più, stava in forgia e costruiva i chiodi per gli amici. Però la fabbrica l'ha fatta dopo la guerra. Sì, la fabbrica l'ha fatta dopo la guerra, no? Ma questi erano quelli che lui produceva prima. No? Allora, prima, ascolta, prima. Questo modello, che questo è il primo, quindi è il prototipo. Certo. Ma poi li ha fatti un po' industrialmente, no? Sì, 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 sì. Io tutte le mie vie più importanti le ho fatte con quei chiodi lì. Ah, con questo? Con quello un po' più lungo, un po' più corto, un po' più qui, un po' più là, ma quello chiodo. Tu hai fatto qualcosa, Raino, con questo? No, era già passato. Sì, io ho visto questi chiodi in parete, ma... E lui li provava. Certo. Noi, avevamo già i chiodi Cassin, quelli fatti in fabbrica. Sì, quelli poi bianchi, no? Quelli, sì, quelli ecco, bianchi. Ecco, sì. Ecco, certo. Con le forme, certo, diverse. Certo. Che erano i chiodi del mio periodo. Però quando trovavi quello lì sapevi che eri sulla via. Era sì, sicuramente un chiodo storico. Era. Oppure no, piantato da ma da Riccardo. Eh sì, infatti quello lì però è buono. Sì, sempre. I chiodi, chiodi, martelli e picocce. Chiodi, martelli e picocce. Sì, di tutto tu facevi. Di conseguenza. Sì. Facevi tutti tu. Certo. Tutto ciò che in quell'epoca si serviva, solo quello si serviva della, per scalare le montagne. Io avevo il mio Paraiba, sì, che lavoravo alle forge, ero io. Quindi tu materialmente alla forgia lavoravi tu, quindi i chiodi li facevi tu. Lo facevo io. Chiodi, martelli e picozze. Per decidere come li dovevi fare, ti basavi sulla tua esperienza o c'era un come dire, un progetto, un disegno, qualcosa? Oppure tu dicevi mi serve così? Cioè, secondo come tu avevi visto in parete arrampicando? Secondo il pezzo di acciaio che avevo in forgia, tiravi fuori il chiodo. Mi dava. Il modo di poterlo fare più o meno grande di quello che avevo pensato. A seconda del pezzo che ti avevi lì a disposizione, sì, di scarto, perché, probabilmente, allora, certo. Scarto. Con gli scarti, esatto. L'acciaio non è che era che ce ne avevano, certo, tanti. Fantastico. Per cui lui aveva è rimarchevole. Ma Riccardo, a che torta? La torta con la montagna, con un numero 100! C'è quel 100 lì. Wow! Sono tutte le montagne, il Cascia Pon 4, il Grand Choras. Il cioccolato, wow! Taglia. Aspetta, aspetta, scusa, il mitico 100. Proviamo il modo di fargli mettere il coltello lui. Sì, no? Sì. Mi sembra... Io non posso perché c'è delle carte. Riccardo, ti tocca Riccardo, picozzare. Ti tocca. Tu devi mettere, devi piantarlo nei tuoi 100.
Poi andiamo avanti noi. La dimostrazione che l'alpinismo di tanto in tanto fa anche bene, no? Allenati un po', dai. Wow, quello che farai dopo via, i cieli. Così, bravo, così, giù. Bravo, ecco, 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 perfetto. Perfetto, adesso ci arrangiamo noi. Questo è il tuo pezzo. Ci ha preso gusto. Così per un attimo l'ho configurato il grande capo indiano, che con una parola sola spiega tutto. Sì, sì. È stato bravo. Auguri, auguri, Riccardo. Auguri. Riccardo. No, questo. Riccardo, questo. Auguri. Ciao. Auguri. Anche ai 50 anni, perché è molto bello, no? 100 anni di vita, 50 anni di una grande spedizione. Sì, certo. 50 anni, certo, no, è incredibile, certo, 50 certo. Anni di Gashebron 4. È vero. 80 anni dalle prime scalate, perché ha cominciato 80 anni fa. Poi 70 anni delle Boca. Senti, questo sconvolge me, che è il cinquantesimo del Gashebron. Pensa lui che ha 100 anni di cose da festeggiare. No, anche un alpinista che arriva a 100 anni è un miracolo. È un miracolo. Non è un'eccezione, è un miracolo. Proprio così. Perché poteva morire molte volte in montagna, non è morto in montagna, però poi ha lavorato. Ha provato a morire sotto il fuoco dei fascisti. Ha provato a morire sotto i sassi, ha tentato di tutto. Perché i giovani di storia non vogliono sentire. Purtroppo. A me in Germania dicono, purtroppo. Se io dico adesso vado a visitare il Cassin, ma quello è morto da 50 anni. No, dico, quello vive ancora. Ho capito. No, è meglio. I giovani non sanno di storia. In Germania più volte parlo di te. In Italia sanno di te di più, in Germania meno. E se dico vado a visitare Cassin, dicono ma quello è morto da 50 anni. No, mi chiedono anche di te se sei ancora vivo. La cosa più grave è che lui ha lì l'alibi dei 100 anni. No, però un po' si sperava di vederti anche te così giovane. Sì, ma certo, è il destino di tutti perché noi. Un giovane, di oggi, è chiaro, sa, forse se sa un po' di storia, sa 55 pilone del Dru. Certo, pilone certo. Pilone. E dice, ma è talmente lontano. Lontano che certo. Sì, può essere più. Come noi, quando io ragazzino, Preuss sì. Era morto da 50 anni. Arrampicavo già bene quando lui era morto da 50 anni. Certo. Era morto da 50 anni. Certo. E non si poteva immaginare come viveva, che cosa pensava. Solo dopo, quando studi, quando pensi. Certo. Ma i giovani hanno molto meno interesse nella storia di noi. Io ho fatto un compito in scuola, noi in Sud Tirolo parlavamo l'italiano grezzamente in scuola e dovevamo fare i compiti in italiano. E penso che avevo 12-13 anni, non ricordo più bene che anno avevo, ho fatto un compito su di te. Ma è commovente questo. No, ma il problema è che ti dice che purtroppo non riesco. Oggi sarà pieno di errori in italiano. Perché ce l'ha quelli passati là. Un ragazzino che scrive di Walter Bonatti. È un privilegio, è un grossissimo privilegio. Se lui avesse potuto fare da ragazzino. Assolutamente sì. No, no, perché io avevo un interesse dall'inizio nella storia. È chiaro che seguivo certo, tutti certo, certo. Anche Cesare per me era per me molto importante perché lui chiaro, lì girava chiaro. Sulle Dolomiti su queste pareti chiaro, verticali chiaro. No, lui come arrampicatore bisogna lasciarlo stare. La roccia era molto bravo quando anche se poi andava sull'artificiale sì certo quando, carriera quando... inversa di te no tu
che sei andato sempre più, meno aiuti, sempre più in libera, certo, poi alla fine certo. Il Ciavino, la certo. Liberazione. Perché ero più orientato sulle occidentali. Sì, sì. Siamo alla fine di questa incredibile giornata in onore del grandissimo interprete dell'alpinismo classico, quell'alpinismo che dopo Cassin, Bonatti e Messner hanno saputo far rivivere, quello che i giovani di oggi devono saper reinventare. E questa può essere una bella occasione per i giovani per discutere di questo, del rapporto con la montagna. Di questi tre grandi uomini lo hanno interpretato nel modo migliore possibile. Siamo arrivati alla conclusione. Ancora tanti auguri, Riccardo, per questi tuoi bellissimi 100 anni. Ecco, Riccardo, noi non ti dico altri 100 anni, ma altri tanti anni sempre così. Ciao. Grazie. Stacci bene. Grazie.